quanto schifo! Bella a tutti ragazzi, qui è la Fra che vi parlo. Oggi siamo qui con un video un po' particolare. Infatti vi presenterò quella che è la SJ Cam 4000. È una action cam, ossia una videocamera utilizzata per fare riprese in azioni e in condizioni, diciamo, fuori dal comune. Infatti può essere utilizzata per un'escursione in bici, per andare sott'acqua, per fare paracadutismo. Probabilmente molti di voi conosceranno la famosissima GoPro. E questa videocamera è, diciamo, una specie di sottomarca, tra virgolette. E piano piano vi spiegherò come l'ho ottenuta e, diciamo, come mi ci trovo e se la consiglio o meno. Innanzitutto volevo ringraziare tantissimo il sito che me l'ha inviata per farci una recensione. Il sito si chiama Banggood, troverete sicuramente il link in descrizione. È un sito cinese, dunque molto probabilmente i tempi di spedizione sono ampi. Infatti per farmi inviare questa macchina, questa videocamera, ho atteso per circa 20 giorni. La data stimata erano 25 giorni, dunque non è male, soprattutto pensando che la spedizione è gratuita. Non dovete pagare nessuna spesa di spedizione e dovete aspettare purtroppo un po' di giorni. Questo è il piccolo inconveniente. Dal lato positivo, questo sito offre numerose offerte e soprattutto numerosi prodotti a prezzi bassissimi. Infatti l'Action Cam qui l'avrei potuto acquistare alla modica cifra di 69 euro, mentre sul sito ufficiale o comunque su Amazon la vedevo a 100-110 euro. Dunque ringrazio ancora il sito e spero che appunto lo visitiate. Parlando invece della videocamera, come vi ho già detto, si tratta di una SJ Cam 4000. Prima ho fatto il paragone con la GoPro. Se dovessi fare un paragone appunto con questa videocamera, che probabilmente molti di voi conoscono, la SJ Cam è situata tra la GoPro 2 e la GoPro 3. Non ha nulla da invidiare alla GoPro 3, anzi, se proprio dovrei essere sincero, con le numerose recensioni, con la scheda tecnica, non se la cava male. Infatti molti tendono a pensare che, essendo così poco costosa e essendo anche di marca cinese, possa dare dei risultati abbastanza sgraditi. Non è affatto così, e adesso vi parlerò un po' di quelle che sono le caratteristiche in maniera generale, perché non essendo molto informato io parlo un po' di quelle che sono state le mie prime impressioni. E dunque è molto piccola, me l'aspettavo un po' più grossa, ma invece è molto piccola, e questo è positivo perché la potete mettere ovunque. L'involucro funziona bene, l'unico problema è che naturalmente quando inserite l'involucro l'audio è molto molto ovattato e si sente davvero poco. La cosa positiva è che naturalmente potete farci qualsiasi cosa, tra metterla nell'acqua, usarla davvero ovunque. La custodia resiste a circa 40 metri di profondità, dunque a meno che non siate dei subacquei professionisti è una cosa molto positiva. Il rapporto qualità-prezzo è alto, perché la qualità è davvero buona. Se contiamo a uno schermo posteriore che non è presente ad esempio nelle GoPro, ma che va aggiunto. Io parlo della GoPro ad esempio Hero 3, se non sbaglio non ha lo schermo posteriore LCD, ma va aggiunto pagando ulteriormente e utilizzando anche una scocca apposta. Dunque è una cosa molto positiva che ti permette di osservare le foto che fai, le riprese che fai e che stai facendo. Altra cosa positiva che è questo modello è il modello Wi-Fi, dunque avete la possibilità di collegare tramite Wi-Fi e tramite il download di una semplice e leggera applicazione la vostra telecamera al vostro smartphone. Credo che ci sia sia per Android che per iOS, quindi non ci sono problemi di compatibilità. La collegate, accendete il wifi, collegate il vostro smartphone al wifi della vostra SJ Cam, inserite la password e potrete controllare la vostra telecamera dal vostro cellulare. Dunque potrete selezionare le varie impostazioni, con che risoluzione girare, eccetera, direttamente dal vostro cellulare. Inoltre lo schermo del cellulare è molto più grosso e avrete anche la possibilità di registrare molto meglio e con molta più facilità.
l'ho usata anche in acqua, come ho già detto. Alla fine del video vedrete delle riprese subacquee che ho fatto nella piscina di un amico di mio fratello. E devo dire che mi aspettavo delle immagini molto peggiori, perché a prima vista pensavo che davvero si vedesse male e non confidavo molto nella qualità di questa fotocamera. Ma alla fine mi sono dovuto ricredere. Come vedrete, le immagini sono molto nitide, e a differenza della GoPro, la GoPro tende più ad avere dei colori vivi e accesi. In questo caso invece sono un po' più tenui e più aderenti alla realtà. Non è detto che sia una cosa negativa. Ovvio, la risoluzione massima è la Full HD, però a differenza della GoPro, in Full HD gira a 30 fps. La GoPro Hero 3 ad esempio gira a 60 fps in Full HD e a 120 in 720p, mentre questa ha un frame rate di 60 fps a 720p. In poche parole, cosa serve il frame rate? Il frame rate vi dice quanti frame sono scattati al secondo, quindi quante micro immagini ci sono al secondo, essendo un video composto da molte immagini. E più sono, più siete in grado di rallentare il video. In sostanza è questa la cosa in cui i frame contano di più. Vedrete appunto delle riprese sott'acqua, vedete delle riprese all'esterno, e vi ripeto, mi ci sono trovato molto bene, soprattutto perché a differenza della GoPro, che la pagate 300-350 euro, questa è un'ottima alternativa ad un prezzo che si aggira intorno ai 100 euro oppure anche 80 euro se la trovate, se siete fortunati. E offre davvero delle ottime prestazioni sia dal punto di vista video che dal punto di vista delle foto. Non ho altro da aggiungere. Volevo ancora ringraziare il sito e spero che con questa videocamera riesca a portarvi numerosi vlog, o comunque numerosi video o spunti che farò in futuro, magari registrando andando in bici, registrando andando sott'acqua. Andrò al mare, quindi farò numerose riprese al mare, e spero davvero che possa essere d'aiuto per il canale. Ora vi lascio alle poche immagini e ai pochi video che mi sono rimasti, e spero che vi rendiate un po' conto di quella che è la qualità video, e secondo me merita davvero. E niente, altra cosa che volevo precisare, mi ero dimenticato prima, è al 100% compatibile con gli accessori GoPro, quindi magari nell'immagine avete visto scorrere degli accessori. Se voi acquistate gli accessori GoPro vanno benissimo anche per questa videocamera, ecco, ci tenevo a precisare anche questo. Ora vi lascio il video, bella.